Israeliti, quando approdarono alla riva opposta del Mar Rosso, quando volgendo lo sguardo alle onde che inghiottivano i cavalli e i cavalieri, e si sentirono così liberi dalla schiavitù di Egitto, fu allora che Maria, la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un timpano e dietro lei uscirono le donne con timpani, formando un coro, e con danze gridarono: cantati al Signore, perché ammirabilmente trionfato ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Un'esperienza meravigliosa della liberazione. La prima esperienza che Israele fece di Dio fu l'esperienza di un Dio liberatore. Soltanto dopo scoprì Dio creatore, Dio santo, Dio carico di tutti gli attributi divini. Ma la prima esperienza che ebbe di Dio fu di un Dio liberatore. E questo cantò: noi eravamo schiavi in Egitto, eravamo in terra di abbrutimento, sotto la mano degli aguzzini del faraone, gridammo a Dio e Dio venne a liberarci. E nel credo ebraico è appunto questo che viene celebrato: un Dio che viene a liberare il suo popolo. Una seconda esperienza di liberazione il Signore concesse al suo popolo nel secondo Esodo. Come leggiamo nel Deutero Isaia, che con gli altri profeti celebra la liberazione che Dio opera incessantemente nel suo popolo. Così dice il Signore, che offrì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, l'esercito e gli eroi insieme, così giacciono morti e mai più si salveranno, si spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia. Ecco, io apro nel deserto una strada e immetterò fiumi nella steppa. Il secondo Esodo, colui che aveva aperto una strada nel mare, adesso apre una strada nel deserto e riconduce i prigionieri di Babilonia nella terra degli avi. Riconduce i prigionieri di Babilonia nella terra che Dio aveva dato in Gerusalemme. Questa è l'esperienza vissuta dagli ebrei, ma era una prefigurazione della liberazione che Dio voleva operare sul genere umano, schiavo del peccato, schiavo di Satana, schiavo dell'Egitto e schiavo di Babilonia, ed egli prefigurava il liberatore nel primo Esodo e Mosè, che libera il popolo nel secondo Esodo e Ciro, che decreta la liberazione e ritorno in patria. Ma questi due personaggi sono figure di un altro liberatore, del vero liberatore, il quale opererà la liberazione, quella vera, quella spirituale, di cui quella, diciamo, fisica
quella civile era soltanto una figura. Dio promette il vero liberatore. L'Apostolo, nella lettera ai Romani, citando un testo di Isaia 59, ci dice: uscirà il liberatore da Sion, ed egli libererà il popolo dai suoi peccati. Così viene determinato chi è il vero liberatore e quale tipo di liberazione egli opererà: la liberazione dal peccato, la liberazione dalla causa di tutte le schiavitù in cui giace l'uomo, perché tutte le schiavitù che l'uomo creato libero ha subito e subisce sono a causa del peccato che lo è estromesso dall'amicizia di Dio e dall'Eden, dove Dio con lui era in intima amicizia. Dio l'aveva creato libero. In un solo giorno l'uomo distrusse il piano di Dio. L'uomo perde la libertà e Dio ha dovuto faticare e fatica tuttora per restaurare il suo piano. Per restaurare quei piani distrutti in un giorno ci vogliono millenni per ripararlo, per riprodurlo, per ricreare quella libertà che l'uomo aveva nell'Eden. Dio finalmente, nella pienezza dei tempi, dopo aver parlato tanto di liberazione, il Vecchio Testamento, soprattutto i profeti, parlano di liberazione, liberazione di schiavitù, liberazione di prigionieri. Tutto il messaggio che ci viene dai profeti è un messaggio di liberazione. E finalmente il liberatore prefigurato, il liberatore promesso, nelle pienezze dei tempi viene. È il Figlio di Dio. Dio stesso libera il suo popolo. Ricordate il testo di Matteo, quando l'angelo annuncia la venuta del Salvatore e dice a Giuseppe: non temere, prendi con te Maria tua sposa, quello che è concepito in lei opera dello Spirito Santo. Tu gli darai il nome, e quel nome è Gesù, perché egli libererà il suo popolo dai suoi peccati. Ecco il liberatore che viene consegnato agli uomini, Cristo Signore, Figlio di Dio. Gesù è il liberatore dell'uomo, e Dio che scende sulla terra ad operare la liberazione dell'uomo. Libererà l'uomo mediante la sua opera e mediante la sua vita, quando egli offre il suo corpo e il suo sangue in sacrificio per noi, distrugge col peccato tutte le schiavitù, ci libera dal demonio che ha causato il peccato, ci libera dalla morte, ci libera, cioè, da tutti i mali in cui eravamo piombati a causa della perdita della libertà primigenia. Cristo nel Giordano riceve il mandato del Padre. Egli viene battezzato, lo Spirito Santo scende su di lui, è lo Spirito di Dio che in Cristo Gesù opera la liberazione. Questo è il mio Figlio diletto, in cui mi compiaccio. Gesù esce dal Giordano ormai unto di Spirito Santo, ormai pronto alla lotta. E il primo nemico che aborda, lo aborda nel deserto. Si cimenta col grande nemico, con colui che nell'Eden aveva minato il piano di Dio, aveva fatto cadere i progenitori. Una lotta tremenda, durata 40 giorni. Egli si cimenta con lo spirito delle tenebre, supera tutte le tentazioni, finalmente lo vince
lo prostra e gli angeli vengono a servirlo. Ormai ha vinto colui che era la causa di tutti i mali, colui che teneva prigioniere tutte le creature umane e che tuttora ci tiene prigionieri. Uscito dal Giordano, Gesù va a Nazaret. Deve inaugurare la sua missione di liberazione. Chiede un libro. Gli viene dato il rotolo del Deuto di Isaia. Lo svolge e nel capitolo 61 legge questo messaggio. Luca dà un messaggio più ristretto, ma certamente Gesù dal libro di Isaia dovette leggere il messaggio in conformità al testo che aveva davanti. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito di lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. Arrotolò il libro, lo consegnò all'interviente, poi sedette e guardando tutti disse: oggi si compie in me questa scrittura. Ha inaugurato così il suo piano di salvezza proprio nella sinagoga di Nazaret e si mette all'opera. Egli deve scarcerare i prigionieri, deve dare la vista ai ciechi, gli udite ai sordi, deve proclamare l'anno di grazia del Signore, deve dare la gioia ai cuori mesti, riportare il canto sulle labbra dove c'è il lamento. Egli si presenta agli uomini come il liberatore mandato dal Padre, ma si presenta agli uomini come colui che ha realizzato in sé, porta realizzato in sé il piano divino, lui veramente l'uomo libero. Come Dio aveva creato Adamo, il secondo Adamo che deve liberare i suoi fratelli, si presenta come l'uomo libero. È libero di una libertà interiore. È libero dai condizionamenti esteriori, sia che vengono dagli uomini, dalla società, dal mondo in cui vive, sia che vengono dal maligno che domina questo mondo attraverso le tre concupiscenze. Cristo è l'uomo libero. È libero dal peccato. Proprio in una diatriba avuto con i giudei, e gli grida: chi di voi mi può arguire di peccato? Chi mi può accusare di peccato? Nessuno poteva accusarlo di peccato, perché era il figlio di Dio, era l'uomo integro. Nessun uomo al mondo può dire questa frase. Ma Gesù, libero, sicuro di sé, davanti a tutti dice: chi mi può accusare di peccato? Io sono senza peccato. E quando ha davanti quella donna adultera, quando scrive per terra e guarda tutti gli accusatori, grida: chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Tutti erano peccatori, tant'è vero che tutti
se ne andarono incominciate le più vecchie. Resta soltanto lui, senza peccato, e quella donna peccatrice che rappresenta tutti i peccatori, quelli che erano fuggiti. E dice, va, non peccare più. E l'uomo che non ha il peccato, egli prese su di sé, dice Paolo, dice l'autore della lettera agli ebrei, come abbiamo ascoltato ieri, ha preso su di sé, come sacerdote, come membro dell'umanità, perché è vero uomo, tutte le umane miserie, tranne il peccato. Il peccato non è in Cristo Gesù. E lui è venuto a liberare l'uomo dal peccato. Non è qui il caso di allineare i testi, in cui il Vangelo ci parla della liberazione del peccato. Quel peccato che egli ha crocifisso alla croce, che inocula della nostra condanna, e gli dando la sua vita, distrugge il peccato e sconfigge colui che aveva indotto l'uomo al peccato. Si presenta l'uomo senza peccato, l'uomo libero. Le tre concupiscenze non hanno potere su di lui. Tutto ciò che è nel mondo è concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne, superbia della vita. Gesù è libero delle tre concupiscenze che inducono al peccato. Lo vogliono fare re quando ha saziato la folla con la moltiplicazione dei pani ed egli fugge. Lo vogliono proclamare re e lui dice il mio regno non è di questo mondo. Lo vogliono mettere in alto e lui si nasconde. Non è la cupidigia del potere che lo attrae, sarà un altro potere in lui, quando sarà fisso sulla croce, sul suo trono, dirà, attirerà da tutti, quando io sarò innalzato sulla croce, attirerò tutti a me, ma egli non si invischia nella sete del potere di questo mondo, egli disprezza il denaro. Nasce povero, vive povero, muore poverissimamente e mette in guardia contro Mammone Iniquitatis. La sete del denaro non è lui. Quella sete del denaro che domina il mondo, l'arma più potente in mano a Satana, con cui schiavizza il genere umano e schiavizza anche noi. In Gesù non c'è sete di guadagno. Sete di denaro, non c'è sete di gloria, non cerca la mia gloria, ma la gloria di colui che mi ha mandato. Non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Non cerca la gloria degli uomini, dice agli altri, siete voi che cercate la gloria gli uni dagli altri, io no, io cerco la gloria di colui che mi ha mandato in questo mondo per la vostra salvezza. È libero dalla carne, giglio purissimo. Tutti i suoi accusatori si avventano contro di lui, ma non possono accusarlo di peccato. È libero dalla seduzione della carne, uomo veramente libero, interiormente libero. Dispone di sé, ma soprattutto manifesta questa sua libertà di fronte agli altri. Il più bello elogio gli viene così da un fariseo, il quale insieme con alcuni erodiani si presenta a lui e gli dice: Maestro, sappiamo che tu sei veritiero, dici sempre la verità e non guardi mai a nessuno in faccia.
Ecco, Gesù è l'uomo che non guarda nessuno in faccia. E Matteo 22, 15, 16. Non guarda nessuno in faccia. Non ha pregiudizi, ma non ha paura di nessuno. Non hai paura di nessuno. Dice la verità. Sei il Dio della verità. Il testimone, come dirà l'Apocalisse, verace e fedele. Gesù è libero dalla legge, soprattutto dalle prescrizioni umane, non dalla legge morale. Non sono venuto ad abolire la legge, ma a confermarla. Un iota solo della legge non passerà, ma egli è padrone della legge. Quando viene interpretata male la legge del sabato, non è l'uomo per il sabato, ma il sabato è per l'uomo. Ecco l'interpretazione. E lui opera le guarigioni preferibilmente di sabato, è il giorno suo, è il giorno del Signore, e lui è il Signore. Ma sfida tutti gli altri. E quando gli dicono: tu fai queste cose di sabato, o quando il capo della sinagoga rimprovera i malati e dice: ci sono sei giorni di settimana, perché venite in sabato a farvi guarire? Ipocriti, dice, voi sciogliete il bue per portarlo a bere il giorno di sabato. Voi rialzate un asino quando cade il giorno di sabato. Ed io non dovevo sciogliere questa donna che da 18 anni Satana teneva legata, aveva una fattura. Ipocriti. E un'altra volta, quando rimprovera i suoi discepoli che camminando per i campi hanno preso le spighe di grano e sfruciando queste spighe di grano nella mano mangiano i chicchi, allora dicono: ma i tuoi discepoli mangiano con mani impure e poi mangiano di sabato, fanno opere di sabato, ipocriti, ipocriti. Gesù ce l'aveva con l'ipocrisia, perché egli era la verità. Bellissimo il capitolo 7 di Marco, che bisognerebbe leggere di sana pianta. Gesù dice: voi trasgredite la legge di Dio per le vostre prescrizioni. Ipocriti, non quello che dal di fuori entra nell'uomo, inquina l'uomo, ma è quello che dal di dentro esce dall'uomo, che manifesta l'impurità dell'uomo. Ed elenca le 12 tendenze cattive, le 12 bestie piccole che sono dentro di noi e che corrispondono alle 12 bestie grosse di cui parla il profeta Isaia, capitolo 34. È dal cuore dell'uomo che esce l'iniquità. Gesù così rimprovera e si comporta libero dalle prescrizioni della legge, dalle interpretazioni malsane della legge, dalle prescrizioni degli uomini. Sfida c'è la mentalità comune. Uno scandalo per un profeta mangiare con i peccatori, ricevere le prostitute. E lui dice: non sono venuto per i giusti ma per i peccatori. Le prostitute vi precederanno nel regno di Dio, sappiatelo bene. E quando nella casa di Simone quella donna peccatrice, la Madonna del quartiere, la donna di Magdalo, è ai suoi piedi, e Simone è scandalizzato e dice: se fosse un profeta vero, non si sarebbe toccare da donna come questa. E Gesù
Simone, Simone, ho da dirti una cosa. Sapete il Vangelo? Le sono perdonati i peccati perché è molto amato. Molto amato. Mi ha amato moltissimo ed è in misura del suo amore che io perdono tutti i suoi peccati. Vai in pace. E si circonda di un seguito femminile. Quale scandalo per un rabbì. Secondo la legge, quando una donna entrava in una sinagoga e si leggeva il Torah, si doveva chiudere così il libro, rotolare il rotolo e smettere la funzione religiosa, perché la presenza di una donna inquinava. Gesù si circonda di donne. Uno scandalo. Mai si era sentito dire che un rabbino di Israele avesse un seguito femminile. Meglio era venuto per redimere tutto il genere umano, liberare dalla schiavitù la donna, dalle pretese schiavizzanti dell'uomo. E le donne lo seguono, sono fedeli a lui fino alla morte, sono sotto la sua croce, sono le prime ad avere l'annuncio della resurrezione, sono le prime ad avere il messaggio della resurrezione. Dite ai miei fratelli. Ecco, Gesù era uno spregiudicato, non teneva conto delle opinioni degli altri, perché era sicuro di sé. Sicuro di sé. Non aveva paura. Era superiore alla legge degli uomini, alla mentalità degli uomini, ai condizionamenti che possono venire dagli uomini che ci circondano. Uomo veramente libero. Libero anche dai potenti. Non teme di affrontare i grandi. Alle volte noi abbiamo soggezione, Gesù no. Quando Erode lo manda a chiamare perché vuole vederlo, fa dire ad Erode: dite a quella volpe, che io opero ancora oggi e domani qua. Ecco, non aveva peli sulla lingua. Non aveva paura dei farisei, ipocriti, sepolcri imbiancati. Ne aveva per tutti, perché non poteva vedere la menzogna, lui la verità, non poteva vedere il peccato, lui la grazia, non poteva vedere l'odio, lui che era l'amore. Ma si piegava verso i bambini, verso gli infermi, verso i peccatori. Fa festa a Zaccheo, elogia il pubblicano, guarisce le donne che reclamano da lui. Non è soltanto libero di fronte a un personaggio. Qui egli è obbediente, perché l'uomo libero è obbediente. Ricordiamolo bene, l'obbedienza è libertà. Libertà da noi stessi, il peggiore dei nemici. Libertà dall'egoismo e dall'autonomia. Dio è il Signore. Ed egli riconosce il Padre suo Signore. Si prostra davanti a Lui. Prega. Si ciba della volontà del Padre. E riconosce come fratelli e sorelle coloro che fanno la volontà del Padre. Anche di fronte alla morte. Piega la testa e fa la volontà del Padre. Non è soltanto libero dal Padre, perché lui e il Padre sono la stessa cosa. Sono sulla stessa linea, ma Cristo è libero in tutte le altre direzioni. È libero dal demonio. Ecco, noi siamo schiavi o del peccato, dalle tre concupiscenze, siamo schiavi da tutti i comportamenti umani, perché tutti viventi in questo mondo siamo debitori ai modi di vivere di questo mondo e siamo tutti schiavi. E Cristo ci chiama alla libertà, alla rottura col mondo, il grande nemico. E Cristo è libero dal demonio. Rivendica questa libertà dal demonio. Già lo ha vinto.
già schiacciato da tanti ossessi lo spirito delle tenebre, che lo riconoscono. So che tu sei il santo di Dio. E un demonio piega le ginocchia davanti a lui, ti prego per il Dio Altissimo. Ma si appella a Dio per pregare Gesù. Ma è in un'occasione che Gesù rivendica la libertà da ogni potere del nemico. Proprio nel primo discorso della Dio. Giovanni 14, 30, 31, dice: ancora un poco e io me ne vado. Verrà il principe di questo mondo, ma in me non troverà nulla di suo. Era l'ultimo assalto che avrebbe tentato il nemico nella passione e morte. Ma non troverà nulla di suo in me. Soltanto lui può dire che il maligno non trova nulla di suo, perché in noi qualche cosa di suo lo trova sempre il maligno. Soltanto in lui non trova nulla di suo. Adesso il principe di questo mondo sarà buttato fuori, proprio in procinto della sua passione e morte. E quando muore, viene ucciso Satana, autore del decidio. Ed è stato lui che era entrato in Giuda. Aveva creduto di potersi disfare di Gesù, ma la morte di Gesù segna la sua morte. Egli è il libero, è l'uomo forte. Ricordate, capitolo 12 di Matteo e gli altri paralleli testi in Luca e Marco, quando lo accusano che è in forza di Belzebù, principe dei demoni, che gli caccia i demoni, e gli dice: un regno diviso in te stesso già crolla. E parla dell'uomo forte. Quando l'uomo forte entra, lega e rapisce. Ma se viene uno più forte, ed è lui, l'uomo più forte, lo vince, lo lega e rapisce tutto quello che egli aveva rapito. Egli è l'uomo più forte, che ha legato l'uomo forte e ha rapito dall'uomo forte tutti noi. Dice Giovanni, egli è venuto per distruggere le opere del maligno e per distruggere lo stesso maligno. Egli è libero dalle forze del male, libero dal demonio. Egli si presenta libero dalla paura, libero dalla morte. Com'è bello il testo dell'Apocalisse, capitolo primo, quando egli compare nella sua bellezza e dice: io sono il vivente, io ero morto e sono vivo, ed ho il potere sulla morte e sugli inferi. Egli ha il potere sulla morte e sugli inferi. E parlando con i giudei, dice: io offro la mia vita, è la parabola del buon pastore, ma sono tutti che lo ascoltano. Ecco Giovanni 10, leggiamo questo testo. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, le mie pecore conoscono me. Come il Padre conosce me ed io conosco il Padre, offro la vita per le pecore. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per riprendere di nuovo. Nessuno me la toglie, ma io la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla ed ho il potere di riprendere di nuovo. Ecco, Gesù è il padrone della morte. Egli dà la vita per il nostro riscatto, ma non è dominato dalla morte. Egli ha il potere di dare la vita e di riprendere di nuovo, perché la morte non domina su di lui. Lo dirà enfaticamente Paolo nel 15° capitolo della prima lettera ai Corinzi, quando parla della risurrezione. Con la risurrezione Cristo sconfigge la morte. Prima lui
e poi tutti gli altri che lo seguiranno. Prima la primizia e poi tutto l'albero fiorirà. Tutti saremo a seguito di lui nella risurrezione. La morte, l'ultima nemica, ecco 15:55, viene vinta la morte, l'ultima nemica. E quando è vinta la morte, definitivamente, allora Cristo consegnerà il regno al Padre e Dio sarà tutto in tutti. L'opera di Cristo è compiuta. Comunque Gesù si presenta come l'uomo libero, non ha paura della morte, perché domina la morte, non ha paura degli uomini, perché domina gli uomini, non ha paura del demonio, perché è stato sconfitto da lui, non ha paura del peccato, è l'uomo veramente libero, creato nella giustizia e nella santità vera, l'uomo creato da Dio nell'Eden, il secondo Adamo, che diventa il capostipite della nuova creazione, la prima opera della creazione nuova, l'ultima opera della creazione antica, di quella vecchia, di quelle dei sei giorni, l'ultima opera è l'uomo. La prima opera della nuova creazione è l'uomo, l'uomo risorto, Cristo Gesù. Tutto il resto viene dopo. È in lui che tutta la creazione troverà ancora la redenzione, perché tuttora geme. Ma il primo nella nuova creazione è Gesù, con la sua risurrezione. Come l'ultimo operato del Padre nella vecchia generazione, l'uomo. Adesso si comincia dall'uomo nuovo, la nuova creazione. La risurrezione rappresenta la vittoria definitiva di Dio sull'uomo, di Cristo mandato dal Padre sull'uomo. Gesù libera veramente l'uomo. Gesù ci ricorda questa libertà che ci viene donata. Guardate i testi 8:32-36. Si avvicinano a Gesù e gli dice che se credete al Figlio dell'uomo sarete liberi. La verità vi renderà liberi. Siete schiavi dell'errore e la peggiore delle schiavitù. Ma se accettate il Figlio dell'uomo, egli vi dona la libertà. Se il Figlio dell'uomo a liberarvi, veramente sarete liberi. Per cui l'uomo riceve la libertà soltanto da Cristo, aderendo a lui che è la verità. E l'Apostolo ai Galati dice: Cristo ci ha donato la libertà. E continua a ripetere, proseguendo il suo discorso, nella libertà in cui Cristo ci ha posto, in questo dobbiamo perseverare. Una libertà che non è libertinaggio, ma è libertà vera. Vera da che cosa? Libertà dal peccato, libertà dall'induzione al peccato, libertà dal demonio, libertà dai pregiudizi umani, libertà dalla paura della morte. Questa è la libertà di cui noi siamo dotati da Cristo Signore. E stabilisce così la legge della libertà come la nuova legge. Noi siamo uomini liberi e per gli uomini liberi c'è una legge di libertà. Per ogni popolo c'è un codice. Per il popolo libero c'è il codice della libertà. Questa libertà è annunziata nei Galati 5:13 ed è bellamente espresso in Giacomo 1:25. Giacomo 1:25. Ecco,
siate di quelli che mettono in pratica la parola. E poi, chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e la resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. E l'Apostolo Giacomo che ci dice: restate nella legge della libertà, e soltanto osservando la legge della libertà che voi sarete felici, avrete la felicità promessa da Dio all'uomo. Soltanto chi è libero è in condizione di essere felice. Praticate la legge della libertà e avrete la felicità promessa da Dio all'uomo. Ma noi non possiamo godere della libertà e osservare la legge della libertà se non abbiamo lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo, l'uomo libero. E allora noi che siamo nell'incapacità di osservare la legge della libertà, ecco che riceviamo da Cristo Signore il suo Spirito, perché possiamo osservare la legge della libertà ed essere felici. È l'Apostolo che ce lo dice. Leggiamo anche questo testo, secondo i Corinti, seconda lettera dei Corinti, ecco, 3:20 e 21. Dove è lo Spirito, ivi c'è la libertà. Ecco, chi ha lo Spirito Santo è uomo libero. In misura che noi ci lasciamo guidare dallo Spirito di Gesù, saremo uomini liberi, uomini veri, uomini realizzati, secondo il piano divino, perché Dio ha creato l'uomo libero. Ecco, il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, ivi c'è libertà. E noi tutti, ecco qua il cammino, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Ecco, lo Spirito del Signore, Spirito di libertà, ci fa somigliare a Cristo. Noi di gloria in gloria faremo un cammino di trasformazione, fino a diventare l'immagine di Dio, quell'immagine che Dio ha impresso nell'uomo, nell'Eden, quando lo creò a sua immagine e somiglianza, quando lo fece padrone dell'universo, quando gli diede la grande perla, la perla della libertà. Dio volle correre questo rischio, dando la libertà all'uomo. E questo rischio procurò a Dio il disastro del suo piano. L'uomo abusò della libertà, ma quella libertà resta sempre la grande perla, unica nell'universo, che è deposta nel cuore dell'uomo. E il buon Dio è venuto a cercare questa perla, e quando la trova nel cuore dell'uomo, vende tutto quello che ha, ha venduto il suo figlio, il padre, per conquistare questa perla. E adesso questa perla è al sicuro, in Cristo Gesù. L'uomo sì, può ancora abusare della libertà, ma una volta che in Cristo Gesù, una volta che è dominata dallo Spirito di libertà, questa perla sarà fulgida, meravigliosa. E il Padre del Cielo, guardando questa perla, unica al mondo, abbraccia l'uomo con quella gioia con cui il mercante di perle, vedendo quella perla,
e ha venduto tutto, prese quella perla e disse: ho fatto un grande affare. Siamo così la gioia di Dio quando siamo liberi. Creature libere, in forza dello spirito di libertà, l'uomo è libero in Cristo Gesù. È libero in Lui dall'errore, perché Egli è la verità. È libero dal demonio, perché Egli è il Signore. È libero dalla legge, perché Lui è la legge dell'amore. È libero dalla morte, perché Lui è la vita. Io sono la resurrezione e la vita. L'uomo è veramente libero in Cristo Signore. E in quella libertà che Cristo ci ha acquistato, ha preso del suo sangue, in questa libertà dobbiamo camminare e arrivare alla patria celeste. Amen. Questa è la prima parte, ma questa è sufficiente. Il resto poi lo faremo nei gruppi di studio. Cominciando da quest'ultimi, qui ci sono i 62 lacci di Satana. 62 lacci di Satana, li trovate qua. Sommando prima i Corinti 5, 6, seconda i Corinti 12, Galati 5, Romani, Colossesi, prima Timoteo, e questo com'è? 4:31, non è giusto? Bene, scritto bene, ma Ezechiele non può essere, è San Paolo. Comunque, adesso, sommando tutti questi lacci di Satana, ne trovate 62 nodi, i cordoncini che usano i maghi, 62, sono i 62 lacci di Satana. Poi ci sono, poi abbiamo i lacci della carne, fondamentalmente li trovate in Galati 5, 18, 20. Sono lacci della carne. Poi ci sono i lacci del mondo. Non vogliate conformarvi alla mentalità di questo mondo. I modi di fare del mondo, i modi di vedere del mondo, i comportamenti del mondo. Noi non ci distinguiamo più dal mondo e noi non impressioniamo più nessuno. Siamo come gli altri, siamo emmetizzati nel modo di vestire, nel modo di parlare, nelle frequenze dei luoghi. Siamo come gli altri, non ci distinguiamo dagli altri. E come possiamo fare l'ora sugli altri? Il carismatico deve essere impressionante, impressionante. Invece noi siamo mimetizzati, non ci distinguiamo più dagli altri. E non lo facciamo per essere lievito in mezzo alla massa, ma per non dispiacere al mondo. Ma chi vuole essere amico del mondo è nemico di Dio, dice la scrittura. Chi vuole piacere a questo mondo non piace a Dio. Quali sono i lacci del mondo? Tanti sono. Le armi del mondo, cominciando dai mass media, i giornali, le schiavitù dei giornali, la schiavitù degli eroscopi che noi seguiamo, è la pagina più letta da tutti. Schiavitù della televisione, schiavitù dei bagni, schiavitù delle discoteche, schiavitù della libertà, degli agili, quante schiavitù che non rendono più libero l'uomo. Ecco, vi ho dato delle piste, per cui ci sono i lacci del mondo, i lacci di Satana, i lacci della carne. A questo aggiungete alcune libertà che dovete conquistare con rompere i lacci della schiavitù. La solitudine, per esempio, che è qua. Tante persone si sentono sole, sono angosciate. Dio ci ha dato lo spirito della consolazione, lo Spirito Santo. Non essere prede della solitudine. Quante persone sono schiave della solitudine, schiave delle angosce. Abbiamo le paure, le molte paure, paura della morte, paura di fare male alla figura, paura di incontrare gli altri, paura del vuoto e paura della moltitudine. Abbiamo tutti i complessi, complessi di colpa, complessi di inferiorità, sono tutte
così lacci, schiavitù da cui dobbiamo liberarci nella forza di Cristo. Ecco, già io ho indicato tante piste per cui abbiamo i lacci della carne, i lacci del mondo, i lacci di Satana. Poi abbiamo la solitudine, le paure, le angosce, i complessi. Abbiamo tanti e tanti lacci di Satana, senza dire poi i vizi capitali. Ma qui ce l'abbiamo, l'inganno per esempio, la stoltezza. Prendete l'elenco di Marco, l'elenco di Gesù, che sono tutti lacci della carne, lacci di impurità, la purezza della mente, purezza del cuore, purezza del corpo, la povertà delle cose. Quanti lacci noi abbiamo e quante libertà dobbiamo conquistare. Vi ho dato delle piste, su queste piste dovete lavorare.